Emigidio Burrifa da giudicarsi la quarta edizione di Corri nei Borghi di Cerete, valevole per il campionato regionale FIDAL e per il TRIS organizzato nei centri storici di Clusone, Cerete e il prossimo 7 agosto a Gromo. Massiccia la partecipazione di atleti di livello che hanno entusiasmato il folto pubblico presente. È una bella prova di allenamento per condizionare, sentire un po' la condizione del momento. Poi salirò di nuovo subito a Livigno per una preparazione abbastanza lunga che mi vedrà al via il 1° di novembre per la maratona di New York. Questo è l'obiettivo principale. E insieme ad altre gare che farò sicuramente prima, ad esempio alcune mezze maratone a settembre e a ottobre, tra cui probabilmente anche i campionati del mondo, se decideranno di mettermi in squadra. E niente, la condizione è buona, sto lavorando bene, sono entusiasta, arrivo da questo titolo italiano vinto a Treviso quest'inverno, quindi questa primavera, quindi sono più che motivato, ecco. La classifica maschile vede Burrifa tagliare per primo il traguardo, seguito da Filippo Ba dell'Atletica 100 Torri di Pavia e da Emanuele Zenucchi della Recastello Radici Group. Burrifa ha dominato la corsa, il campione ha ancora una volta dimostrato le sue qualità di runner, entusiasmando i numerosi appassionati presenti. Sì, è un percorso particolare, come racchiude d'altronde il paese di Cerete, in mezzo a questi vicoletti, tra sali e scendi, oltretutto si passa anche sui gradini della scala della chiesa, e si fa il giro attorno alla chiesa per poi riscendere nel paese e riniziare di nuovo una salita molto impegnativa. Il percorso è bello e direi che gli organizzatori sono stati molto bravi perché in pochi anni hanno raccolto comunque un sacco di adesioni sia nelle categorie giovanili che nelle categorie assolute. Quindi complimenti a loro per il buon lavoro che stanno portando avanti e anche per la promozione all'atletica che fanno. Grande prova nella categoria femminile per Monica Ponte Schaffer dell'Europa Sporting Club, seguita da Pamela Belotti e da Eliana Patelli, entrambe dell'Atletica Valbrembana. Veramente è stata una gara che mi è piaciuta molto perché una gara a 4 km per me è un po' corto, veloce, quindi adesso per me è una sfida fare questo tipo di gare. Sono partita nel gruppo delle donne perché volevo un po' misurare perché non conoscevo bene le mie contrincanti e dopo ho visto che avevo la gamba, che potevo andare un po' più forte e mi sono lanciata e ho fatto i 2 ultimi giri davanti, un po' pressionata veramente psicologicamente per andare davanti perché non me lo aspettavo, però finalmente ce l'ha fatta e ho vinto la gara, sono felicissima. Ora l'appuntamento è nel borgo medievale di Gromo il prossimo 7 agosto.